Design Week è da sempre la settimana più importante a Milano per il design fuori salone e da molti anni i motori si sposano benissimo, anzi si mettono in bella mostra e in vetrina come la nuovissima Lancia Y edizione limitata Cassina 1 di 1906. Andiamo a scoprirla insieme. Piacere essere qui con voi oggi, grazie mille a Cassina che ci ha ospitato numerose volte e a Breda 40 che oggi ci ha avuto ulteriormente. Spero che la Y Cassina, l'edizione limitata Cassina, vi piaccia. È vicino a dei bellissimi divani Maralunga da cui abbiamo preso ispirazione proprio per l'ambientazione all'interno della Lancia. Abbiamo fatto questa collaborazione con Lancia perché sono quelli di più di 2 anni fa, alla fine è qualcosa che rappresenta sia l'essenza del Lancia che anche di Cassina, che piccolo contributo che ho dato per cercare di rendere gli interni di questa auto più vicina alla casa, perché questo è un po' quello obiettivo. Siamo in un posto dove la casa regna. Regna, esatto. 40, perché diciamo che il connubio tra Lancia e Cassina della 40 funzioni, quindi abbiamo pensato di presentare qui anche questa nuova avventura. Sono a bordo della Lancia Y edizione speciale Cassina 1 di 1906, qui in bella mostra nelle vetrine di Breda 40, proprio nel cuore della Milano Design Week. Ebbene, da sempre Lancia presenta edizioni speciali di stile come questa Y. Ma che cosa lega Lancia a Cassina? Allora, Cassina è stato per noi un brand di design e di ispirazione durante lo sviluppo del rilancio dell'intero brand. Già l'anno scorso, nel 2023, ad aprile, abbiamo lanciato il concept pura HPE, i cui interni sono stati sviluppati proprio con i designer Cassina. Gli interni venivano reinterpretati partendo proprio dalla poltrona che poi abbiamo qua vicino, la Maralunga, in una versione giallo molto molto eclettico. La nostra collaborazione da lì è continuata e abbiamo deciso di affrontare il tema degli interni della nuova Y studiando internamente soprattutto questa colorazione blu molto molto elegante, allo stesso tempo diciamo timeless. L'amministratore delegato di Cassina e il mio capo amministratore delegato di Lancia, Luca Napolitano, insieme abbiamo deciso di configurare questi interni con questa colorazione monocolore che potesse piacere a un pubblico molto ampio e potesse rimanere nel tempo senza annoiare come magari i colori più estrosi. Sì, si vede molto lo studio che è stato fatto all'interno proprio di questa Y, è molto fine, molto elegante, molto raffinata, riproduce un po' l'atmosfera quella che è di casa. Basta dare un occhio, qui davanti abbiamo anche un tavolino. Questo è un nostro... Una cosa di cui siamo molto orgogliosi. Nel mondo del design dell'automobile diversi designer hanno tentato di mettere dei tavolini o degli oggetti simili a un tavolino all'interno delle vetture, ma rimanevano sempre dei concept. Per la prima volta per la produzione noi di Lancia siamo riusciti a interpretare questo oggetto, che ha dentro di il suo design molto semplice, iconico, rotondo, anche delle funzionalità molto pratiche. Il cellulare appoggiato sopra viene ricaricato e ci sono degli spazi anche per contenere i piccoli oggetti che in vettura noi
abbiamo, quindi siamo molto orgogliosi di questi. C'è una grande ricercatezza, tanto design. E cosa rappresenta però questa edizione per Lancia? Allora, per noi è sicuramente il punto di partenza. Volevamo tornare e dire di nuovo quanto Lancia fosse importante e potesse influenzare il mondo del design italiano, e proponiamo questo interno, tra l'altro riproponendo e reinterpretando dei materiali tipici dell'italianità e del design Lancia. Abbiamo reinterpretato con questo materiale un velluto blu che reinterpreta il tipico panno Lancia degli anni 50 e 60, e siamo molto orgogliosi perché il design di questi, oserei quasi dire poltrone, diciamo, è molto confortevole e allo stesso tempo elegante. Lancia Y edizione Cassina, edizione limitatissima. A bordo ci si sente a casa, ed è una casa che elogia l'eleganza tutta made in Italy, dello spazio armonioso in pieno stile Cassina. Risultato della collaborazione di due marchi simbolo dell'eccellenza italiana, uniti dagli stessi valori. Vocazione per la ricerca e l'innovazione, rispetto per il proprio passato, per la tradizione e un'attenzione alle tematiche ambientali. E poi, se fate attenzione, il nuovo logo Lancia dal font originale prende ispirazione dalle firme dell'alta moda. Il logo Y sottostante è una rivisitazione attuale di iconiche storiche come Fulvia, Flavia e Flaminia. E poi ci si perde e ci si ritrova nel colore blu, che richiama la profondità del mare, della calma, dell'equilibrio, dove la bellezza non è un traguardo, ma la base da cui partire per un viaggio infinito.